Buonasera a tutti, benvenuti al nostro primo torneo Città di Montecassiano. Noi penso che ci conoscete tutti o quasi e abbiamo deciso quest'anno di fare appunto questo torneo soprattutto per uno scopo benefico, visto tutto quello che è successo, che ci ha toccato da vicino, specialmente a Tolentino. E abbiamo deciso di partecipare, diciamo, con una donazione che faremo a fine torneo con il presidente del CSI Marco Salvatori, che chiamo qui con noi. Fate un applauso al presidente Marco, e eccolo qua. E di solito i ringraziamenti si fanno sempre alla fine, però in questo caso vediamo di farli prima, e chiamerei infatti il nostro sindaco Leonardo Catena, un applauso, che ha contribuito in modo, diciamo, molto deciso a darci una mano a fare questo torneo, insieme al Futsal San Buchetto, che ci ha messo a disposizione il campo, la cooperativa Valpotenza, che comunque ci ha dato una mano e ci ha appoggiato in tutto, e soprattutto a tutti gli sponsor che comunque ci hanno permesso di dare vita, diciamo, a questo nuovo evento. E se siamo qui comunque sia, e anche tutti voi siete a vedere le partite, il merito è soprattutto vostro. Noi ci abbiamo messo il nostro, ma senza l'aiuto di tutti penso che non si poteva fare nulla, quindi vi ringraziamo, noi anche dello staff, tutti quanti, veramente per la vostra presenza, e ci fa veramente piacere. Io passerei ora la parola a Marco, che ci illumina un attimo con la sua voce, per farci capire un po' la situazione che sta vivendo un po' Tolentino, e insomma penso che lui la sa spiegare meglio di me, quindi a te, Marco. Grazie Marco. Sì, allora, buonasera, grazie a tutti. Io sono il presidente della società Cantine Riunite Calcio a 5 di Tolentino. Mi lega un'amicizia forte con Marco, vista la passione che abbiamo per il calcio a 5 da sempre. Mi ha invitato personalmente qualche tempo fa a questa manifestazione, dando una spiegazione bellissima, cioè quella di un gesto di solidarietà. Noi l'abbiamo accolta con emozioni, perché quando arriva qualcosa di aiuto è sempre ben accetto, è bello, soprattutto vista l'amicizia che ci lega. Quindi il ringraziamento nostro è ovviamente a chi ha organizzato il torneo, che è sempre difficile fare, gli sponsor che hanno appoggiato la loro organizzazione, l'amministrazione comunale, il sindaco Catena. E porto il saluto sia del sindaco Pezzanesi di Tolentino, dell'assessore dello sport Alessia Pucca. Ci ho parlato poco fa, quindi ho già spiegato tutto e cercheremo di... Non so se... Io sento ogni tanto va. Ok. Ha subito fortemente il terremoto, vabbè, credo che posso dire poco perché avete visto tutto. Circa 5.000 persone hanno perso casa, ci si è riorganizzati, si è riusciti comunque a andare avanti, però le difficoltà sono tante. Sono arrivati tantissimi aiuti, lo sport è stato un legante eccezionale, abbiamo organizzato, come Marco Sala, la lettera di 5 a marzo, è stato un evento meraviglioso. Questo è un torneo estivo, bello, spero che vada tutto bene. La donazione e tutto quello che verrà sarà ben accetto, e insieme all'amministrazione e all'organizzazione noi definiremo che cosa acquistare. Si pensava comunque ad un uso relativo alle scuole o a qualcosa relativo ai bambini. Io ripeto, ringrazio infinitamente chi ha avuto l'idea di dare questo taglio solidale a un torneo. Vi auguro a tutti un buon proseguimento, spero che questo primo torneo sia il primo, ma poi ne vengano altri, significa che è andato bene, e quindi grazie ancora a tutti e buon torneo, buon divertimento. Grazie, finisco, faccio innanzitutto i complimenti a Marco e ai ragazzi dello staff che hanno organizzato questo torneo, che è importante non solo perché è il primo torneo Città di Montecassiano, ma perché unisce la volontà di vivacizzare ulteriormente questo luogo di incontro che è la Bocciofila, la cooperativa Valpotenza, importantissimo per San Buchetto e per tutto Montecassiano.
ed è ancora più importante perché unisce questo momento di sport alla solidarietà. Quindi alla solidarietà rivolta a una città, Tolentino, una città importante che è stata duramente colpita dal terremoto. Noi come amministrazione abbiamo voluto far sentire il nostro sostegno, così come abbiamo fatto nei mesi scorsi cercando di aiutare altre realtà del cratere. Quindi complimenti ancora, grazie e niente, l'augurio di divertirvi nello sport che ha un valore ancora maggiore, che ci unisce nell'amicizia e unisce i territori nel segno della solidarietà in un momento così difficile. Grazie a tutti, buon divertimento. Grazie a tutti, a Marco, a Leonardo per le loro parole e adesso proseguiamo con la seconda partita del torneo e buon torneo a tutti.